Una compagine con 18 nuovi componenti su 32, 4 assessori e 3 consiglieri uscenti, una neo-18enne. È la lista civica Sondrio Viva a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Scaramellini. L'impegno da parte nostra, ovviamente, per chi è rimasto della partita si rinnova nel senso di prestarsi per i prossimi 5 anni nell'amministrare la città per finire e per proseguire il percorso che abbiamo intrapreso e per accompagnare Sondrio verso, diciamo così, una nuova veste, verso un nuovo luogo dove non solo si possa vivere bene, ma anche i nostri giovani possono tornare e trovare profittevole, stare qui, lavorare e mettere famiglia. Dall'altro lato, per fortuna c'è un grosso innesto di persone nuove, soprattutto giovani, che hanno deciso di darsi una mano, di mettersi a disposizione e che potranno offrirci quel punto di vista che molto spesso forse noi un pochino più adulti tendiamo a trascurare, che è quello proprio dei più giovani, che hanno già una visione, un approccio alla vita e al mondo che in parte è certamente differente dal nostro. In linea con una lista che concilia continuità e rinnovamento sono anche gli obiettivi del gruppo. Indubbiamente la prosecuzione del progetto in atto e soprattutto vedere anche realizzate alcune delle opere che abbiamo già messo in cantiere e che stanno in questi, diciamo così, in questi periodi stanno avendo il loro iter amministrativo per poi appunto vedere la loro realizzazione. Al contempo proseguire nell'amministrazione della città, nella cura e nell'erogazione dei servizi primari per la persona, soprattutto anche per le fragilità, e dall'altro proseguire nel dare a Sondrio una veste nuova, non più di città dei servizi, con una sua immagine di luogo che possa essere anche attrattivo, anche perché è sempre bene ricordarlo, dovremo essere pronti a raccogliere tutte le opportunità che Milano Cortina 2026 saprà darci.